Buon pomeriggio amici di YouTube, Facebook e TikTok. Siamo tornati qui in modalità carriera su F1 2022. Chiedo scusa se vedete la sedia, è perché ho il mouse del PC per bloccare il microfono, controllare la webcam, la scheda di acquisizione video. Allora, continuiamo con la carriera scuderia. Un attimo, ok, vai. Mi sistemo un attimino anche qui la mia poltroncina. Allora, siamo alla quinta gara e siamo in Florida, Miami. Siamo proprio a Gigione. Decisione a prendere il sole. Devo dire che questo F1 2022 mi entusiasma di più che F1 2023. Allora, vediamo intanto l'anteprima se dice qualcosa. No, ok. Allora, siamo sempre qui con il volante della Ferrari, della Trustmaster Ferrari 458 GT, con la pedaliera sempre Trustmaster. Prossimamente amplierò la pedaliera e il volante. Avevo intenzione di prendere quello con il LED bello. E niente, allora vediamo un attimino le impostazioni. Ok, sembra tutto quanto a posto, signori miei. Andiamo anche a farci questa gara qui a Miami. Come vedete, ho fatto già le prove libere e anche le qualifiche. Adesso vedrete come mi sono qualificato. Quello lì, siamo su lunghezza della sessione media. E niente, formato delle prove completo, volo lì e niente. Buon divertimento, buona visione amici miei. Andiamo a fare la gara. La Formula 1 arriva nello Stato d'America con più spiagge e tramonti. Il Sunshine State ci accoglie a Miami, nel suo autodromo internazionale, dove ci attende una gara elettrizzante. L'autodromo internazionale di Miami ci offre 5 km 4 divisi in 19 curve e una velocità media di 223 km orari, condizioni più che favorevoli per generare molte occasioni di sorpasso, nonché un'incessante tendenza ai duelli ruota a ruota. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. L'uomo di ghiaccio si posiziona in pole position e appena dietro prende posto Max Verstappen. Per quanto riguarda il resto della griglia, Sainz, Russell, Charles Leclerc e Hamilton, Perez, Norris, Fernando Alonso e Daniel Ricciardo, Zhou, Magnussen, Valtteri Bottas e Mick Schumacher, Gasly, Tsunoda, Sebastian Vettel e Alexander Albon, Stroll, Fittipaldi. Ocon ha preso una penalità in griglia di partenza e Nicolas Latifi. Ci siamo, è tempo di correre. Dirigiamoci in pista e godiamoci la partenza. Una curiosità: come pensi che i piloti eviteranno lo stress del pre-gara quando andranno a posizionarsi sulla griglia? Beh, immagino che comincino a sentire l'adrenalina al pensiero di approcciare la prima curva, un po' come i guerrieri si preparano per una battaglia. Gli imprevisti rendono sempre nervosi, ma questo in parte è un bene, perché consente ai piloti di concentrarsi sulla situazione e di prepararsi alla partenza del Grand Prix.
Ci siamo, eccoci, il giro di formazione sta per iniziare e le temperature del tracciato sembrano cocenti. Staremo a vedere come le scuderie gestiranno questa condizione. Le auto si posizionano sulla griglia di partenza, i capi delle scuderie sperano che le strategie messe a punto ripaghino oggi. Ma la vera domanda è: quale scuderia avrà azzeccato la strategia giusta e quale avrà sbagliato terribilmente? Abbiamo un giro del cambio, prova a minimizzare il numero di cambi. Stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Posizione davanti a tutti. Russell è dietro di te. Ok, il distacco da quella dietro è 2,8 secondi. Monta gomme morbide e nuove. La finestra del pit stop si aprirà fra 3 giri. Mancano 13 giri. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie.
finestra del pit stop è aperta. Attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Dal tuo compagno dietro di te è 17,1 secondi. Enzo sta rientrando ai box. Devi cedere quella posizione, hai eseguito un sorpasso irregolare. Ok, il distacco è 1,7 secondi. È rientrato ai box, Enzo ai box.
abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. L'attacco dal tuo compagno di squadra è 49,5 secondi. La trasmissione ha subito un grave danno. Brutte notizie riguardo al cambio. Il team le sta provando tutte, ma non siamo molto ottimisti. Devi continuare così e fare del tuo meglio. Non possiamo chiederti di più. Alex, la trasmissione è troppo sollecitata, così rischiamo di danneggiarla. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Rientri ai box alla fine di questo giro.
all'ultimo giro. Resta abbastanza carburante per un solo giro. Assolutamente fantastico, splendido risultato. Il Gran Premio di Miami è finito, ma il regalo ci lascia una fantastica vittoria della scuderia oggi. Cos'è che ha fatto la differenza in pista oggi? È stata una giornata fantastica per i tre piloti che si preparano a salire sul podio. È merito loro se abbiamo assistito a un Gran Premio straordinario. Diamo un'occhiata alla classifica piloti. L'uomo di ghiaccio aumenta il suo vantaggio nel campionato. Ora una domanda per te. Chi è a tuo parere il pilota del giorno? Lo diamo a Esteban Ocon. Oggi è stata una prestazione imponente, davvero impressionante. Ora vediamo la classifica costruttori. Il primo in classifica frena la sua fuga dopo un weekend difficile. È stato un weekend fantastico per gli appassionati di Formula 1 e non sarà l'ultimo. E ok amici, allora bellissima gara qui a Miami. Leclerc niente, non si toglieva, ce l'avevo proprio attaccato di lato, di brutto proprio quello lì. Comunque gara vinta anche con il cambio difettoso, abbiamo perso anche una marcia quello lì. E niente, ci vediamo alla prossima gara qui su F1 2022 modalità carriera. Ciao a tutti amici. Amici di YouTube.
Vi ricordo di mettere un bel like e di condividere il video, grazie.